Con noi il segretario della SLC Sicilia, Maurizio Rosso. Si è appena concluso il colloquio con l'assessore al patrimonio, l'ingegner Roberto D'Agostino. Do la parola a lui. Allora, compagni, l'assessore ci ha ricevuto. Siamo andati subito sul pragmatico, sul pratico. Abbiamo chiesto date, certezze su quando questo ippodromo potrà riaprire. Ci ha spiegato tutta la lungaggine delle inadempienze che si devono fare, inadempienze. C'è da mettere, da dividere in due l'ippodromo, che c'è una parte dove sono stati commessi degli abusi edilizi a quanto pare, e si scopre ora questa cosa. C'è l'amianto da rimuovere. L'altra parte invece dove si possono fare le corse vere e proprie si può agire prima. Quindi i tempi sono questi. Non è vero che il 31 usciva il bando, perché non è così, ce l'ha smentito. Bene che va, il bando uscirà il 15 di giugno, entro il 15 di giugno uscirà il bando. Una volta uscito il bando ci vorrà un mese e mezzo per l'assegnazione, se non c'è nessuno che fa ricorso. Dopodiché i tempi per impossessarsi del bene saranno a tope di mesi, quindi significa che a ottobre chi vincerà il bando sarà in grado di prendere le chiavi di questo ippodromo e cominciare le attività. Nella migliore delle ipotesi, si può dire che da gennaio a febbraio del 2020 può essere riaperto l'ippodromo. Ora, quello che io dico a tutti voi, noi ce la stiamo mettendo tutta. L'assessore, devo dire onestamente, poi ci sono i compagni che sono saliti con noi, ci ha parlato con la verità, col cuore in mano, ci ha fatto capire che per lui il problema è abbastanza importante e che ce la metterà tutta a spingere questa cosa. Noi però dobbiamo continuare a lottare per avere di nuovo l'ippodromo alla città e soprattutto il posto di lavoro ai lavoratori, perché questo è importante. Noi dobbiamo essere, e a noi non ci interessano le polemiche, qua nessuno vuole fare fughe in avanti, nessuno si vuole scrivere come una nota di merito il fatto dell'apertura dell'ippodromo. Ci interessa ridare il lavoro ai lavoratori e l'ippodromo alla città, perché questo ippodromo può sviluppare tanto tanto lavoro e tanta economia. Noi abbiamo pensato che si possono fare sfilate di moda, retrospettive cinematografiche, mostre, spettacoli di teatro, di prosa, concerti, c'è un'attività da fare immensa in quell'ippodromo. Assolutamente, e noi pensiamo che il comune ha l'obbligo di dare risposte ai lavoratori, di dare certezza, perché non è possibile che i lavoratori stanno 500-600 giorni senza stipendio. Quindi per noi è importante che ci sia certezza dei tempi.